Buonasera, buonasera a tutti, amici viaggiatori. Grazie di continuare a seguirci. Stasera, la conferenza di Otra, che ormai diventa quasi una sana e saggia abitudine per ogni viaggiatore, riguarderà un territorio sconfinato. Riguarderà la Siberia. Vedremo appunto. Scopriremo questo potremmo chiamarlo enorme continente, attraverso le vie fluviali, le strade, e poi arriveremo pian piano fino addirittura a lambire l'oceano, fino a dove lambisce l'oceano Pacifico. Faccio ora una brevissima introduzione di Otra, la nostra associazione che nasce come sappiamo nel 2005, in modo del tutto informale, vale a dire viaggiatori, esperti di viaggio, amanti di viaggio, hanno deciso di mettere in comune le proprie esperienze. È nato un forum, pian piano le esperienze sono aumentate, il numero dei viaggiatori è aumentato e soprattutto è cresciuta l'amicizia tra i viaggiatori stessi. E quindi nel 2011 si è sentita la necessità di dare una vera e propria struttura associativa in modo da poter meglio favorire la collaborazione proprio tra i viaggiatori stessi. Quindi tuttora Otra è attiva e organizza viaggi in Italia e nel resto del mondo, e in Italia soprattutto organizza dei mitici raduni dei viaggiatori in varie parti d'Italia che vedono decine e decine di partecipanti. Ovviamente per maggiori informazioni su Otra potrete tranquillamente contattarci attraverso i nostri contatti che vedete appunto sul teleschermo o sul monitor, meglio ancora, e poi ovviamente durante la conferenza potrete anche scrivere degli interventi e nei modi e nei tempi opportuni troverete senz'altro una risposta. Passo ovviamente a questo punto a presentare gli ospiti. Comincio con Daniele Castiglioni da Tradate. Ciao Daniele. Forse. Ragazzi, ciao a tutti, buona serata. Meno male. Sì, ti si sente, ciao. Poi abbiamo un grande amico di Otra, Alessandro Gardini da Kiev. Ciao ragazzi, ciao Ciao. cancelliere, mitico, ti sento bene. Ho un po' di problemi col telefonino, però ti sento. Va bene, bene così. E a questo punto poi forse avremo anche la fortuna però di avere una sorpresa finale, si aggiungerà forse un altro nostro amico, anche lui super esperto di questi territori. E nel frattempo vorrei dare la linea alla regia dove Luca, il direttore organizzativo nonché regista della serata, farò un brevissimo saluto. Buonasera, buonasera a tutti dalla caverna in cui mi trovo. Allora, a parte le battute, questa sera abbiamo per me una puntata molto emozionante perché abbiamo degli ospiti di tutto rilievo. Sicuramente abbiamo Daniele Castiglioni, che è un grande viaggiatore, un profondo conoscitore della Siberia. Lui, il suo sito, poi ce ne parlerà, dove lui davvero fa dei viaggi davvero epici, perché comunque lui si avventura nelle foreste, si avventura sui fiumi, va sui treni, non è il classico viaggiatore che va nelle città della Siberia. E con Daniele poi, tra l'altro, lo conosciamo da tanti anni e con lui abbiamo avuto anche la fortuna di condividere il progetto dell'Associazione Viaggiatori Indipendenti di Otra, perché praticamente Daniele, nonostante abbia un suo progetto, diciamo, personale, che è solo Siberia.it, lui poi comunque è anche un fondatore dell'associazione di Otra, quindi si è voluto subito unire, ha subito creduto in questo progetto.
E un altro ospite è poi Alessandro Gardini, detto Gringox, da chi collegamento con noi addirittura dall'Ucraina, anche lui un grande nostro amico, conosciamo ormai da anni, ed è un grande viaggiatore, e ha fatto dei viaggi mitici, ora poi nel corso della serata ne accenneremo, e soprattutto ha fatto questi viaggi quando ancora paesi dell'ex Unione Sovietica si era appena disciolta, quando ancora la gente non pensava di, al massimo arrivava fino a Mosca, a San Pietroburgo. Lui con il nostro, un altro grande amico, Giuseppe Trabattoni, che lo citiamo e lo salutiamo, ci starà seguendo sicuramente, lui faceva dei viaggi un po' più, molto più particolari, diciamo così. Ci deve essere in collegamento, forse speriamo nel corso della puntata, un altro grandissimo viaggiatore, che è Adalberto Buzzin, anche lui un mitico viaggiatore, forse quello che, insomma, fino anche i giornali hanno parlato più volte di lui, e purtroppo ha dei problemi tecnici, vediamo ora di recuperarlo nel corso della trasmissione. Io, diciamo, a questo punto, io questa volta, rispetto alle altre puntate dove anche ho fatto interventi, abbiamo parlato con gli altri colleghi viaggiatori, questa volta io mi voglio godere questa puntata, quindi non interverrò, al massimo poi farò un piccolo intervento di saluto. Ora io lascio la parola al nostro cancelliere Marco Lopez, che è il presentatore della serata. Ringrazio Luca. Anche un grazie particolare perché svolge il suo lavoro di regista in condizioni tecniche estremamente difficili, però come abbiamo capito la serata è fregna di argomenti e quindi bisogna essere piuttosto rapidi, e quindi inizio proprio da Daniele Castiglioni e entriamo un pochino nel cuore dell'argomento. Ovviamente pensando alla Siberia pensiamo subito alla mitica ferrovia transiberiana e proprio su questo argomento dedicheremo una serata speciale, anche se inevitabilmente un po' ne dovremo parlare anche stasera, anche se principalmente stasera, diciamo, l'area di interesse andrà da Irkutsk a Vladivostok. Allora, andiamo innanzitutto ora a Daniele, che è stato varie volte in Siberia e ha viaggiato in treno, cioè, ma non dalla Russia in treno, proprio partendo da Tradate in treno, poi ha intrapreso questo lunghissimo viaggio. A questo punto mi piace anche dare un taglio tecnico alla conferenza. Daniele, ora ti faccio una serie di domande e poi ovviamente rispondi liberamente come ritieni opportuno. Innanzitutto, consigli pratici per effettuare un viaggio così lungo e stare così tanto periodo su un treno, sullo stesso treno magari. E quindi, appunto, oltre aspetti logistici, magari ci dici anche che differenze hai trovato nell'affrontare questo viaggio incredibile, che differenze ci sono dal primo al viaggio più recente che hai fatto in questo territorio sconfinato. Daniele sta pensando. Pronto? Forse ci sono dei problemi di audio. Daniele? Se no passo ad Alessandro. Oh, forse c'è dei problemi. Chiedo alla regia se magari... parlo da Alessandro? Bene, a questo punto lasciamo Daniele meditare e a questo punto mi rivolgo a Alessandro Gardini. Vediamo, mi sentite? Ti sento, no, cancelliere. Fermo lì, buono, un timovere, non spippare nulla, mani in tasca, mani in alto. Ecco, stiamo armi. Allora,
Con estremo piacere vi voglio presentare questo nostro amico Alessandro, che anche egli un viaggiatore incredibile. La cosa particolare è che lui a metà tra gli anni 90, primi anni 2000, insieme, come ha accennato Luca, al nostro amico Trapattoni, ha fatto un viaggio incredibile fino agli estremi confini dell'Unione Sovietica, vale a dire arrivando fino alle isole Kuril. Però che cosa va detto? Innanzitutto c'è questa particolarità perché magari a quell'età o uno andava a Rimini, Parigi, oppure al limite ai più arditi si potevano spingere nell'Europa dell'Est. Però prima di parlare delle isole Kuril, volevo che ci aggiornassi prima sulle tue esperienze pionieristiche in Turkmenistan, Altai, Tagikistan e Mongolia. Cosa ci dici di bello? Allora ragazzi, cancelliere caro, voi fate ritornare in me dei grandi, fate venire in mente cose antiche ormai, viaggi antichi, perché io è un po' che non viaggio e questi paesi che hai citato e questi viaggi che hai menzionato, diciamo che rientrano in un periodo di tempo in cui si viaggiavo molto insieme all'amico fedele Giuseppe Giusi. E diciamo che il grande balzo è cominciato nel 1998, quindi grande malinconia adesso, pensare, è tanto che non parlo di queste cose, mi fa anche molto piacere adesso farlo davanti a voi e di condividere con voi un po' queste emozioni, riprenderle. Nel 1998, dopo aver avuto esperienze precedenti europee di Interrail nell'Europa occidentale, nell'Europa orientale, nei paesi baltici, eccetera, tutto in treno, abbiamo deciso di compiere il grande balzo verso il mondo che ci piaceva, cioè l'Asia, la Russia, l'Asia ex sovietica, insomma il mondo diciamo di lingua, tra virgolette, russofona. E quindi niente, abbiamo compiuto questo viaggio nel 1998, è stato il primo di questi grandi viaggi in Mongolia. Poi abbiamo fatto nel 1999 il Tagikistan, e nel 2000 appunto quello delle Curili di cui parleremo stasera, e poi quelli che hai menzionato dopo, il Turkmenistan e l'Altai, invece sono successivi, uno nel 2001, il Turkmenistan, e l'Altai nel 2002, e poi la Georgia nel 2003, ancora sempre con Mr. G, è stato la chiusura un po' di questo ciclo di viaggi. E quindi questo è quello che volevo dire, insomma, per rispondere alla tua domanda. E sono stati viaggi pionieristici perché? Anzitutto perché ormai, se ci guardiamo indietro nel tempo, sono passati, ragazzi, ormai io avevo allora 23, 24, 25, 26 anni, adesso ne ho 20 di più, per cui voglio dire, ero giovane, ero un baldo sbarbato, soprattutto viaggiavamo. Avevamo un modo di viaggiare molto particolare che non so, onestamente non so quanti anche altri viaggiatori abbiano viaggiato o viaggino tuttora come facevamo noi. Noi viaggiavamo con zaino in spalla da 20 kg e passa, tenda, materassino, fornellino a gas, bombolette a gas, bussola, carte topografiche, pantaloni anfibi, pantaloncini, giacca mimetica. Cioè, eravamo così e tutto avevamo, il più possibile avevamo nello zaino, quindi dal pronto soccorso alla caffettiera per farci il cafferino sul nostro fornelletto, magari sull'Altai o sul Pamir, quando siete sul Pamir. Quindi senza telefonino, non esisteva il telefonino, noi non avevamo un telefonino, niente, per cui proprio viaggi, esplorazione totale. Tanto è vero che quando partivamo, noi salutavamo i genitori e dicevamo, ragazzi, non so quando e se, quando vi chiameremo, vi potremo chiamare, perché dalle destinazioni che sceglievamo, poi come vi racconterò anche un po' delle Curili, non c'era possibilità assolutamente di trovare dei telefoni o comunque dei modi per collegarsi con l'Europa, con l'Italia, con Milano, eccetera. Per cui partivamo per un mese, era il nostro mese estivo, e facevamo questa, diciamo, tra virgolette, vacanza. Questo è tutto. Molto bene, molto bene. Vediamo a questo punto se riusciamo a ripristinare il contatto con Daniele.
Vediamo. Daniele, l'audio c'è? Io provo a parlare, mi sentite? Sì, allora, provo a parlare, non faccio brevissimamente aspetti logistico pratici nell'affrontare un viaggio stando 2 mesi in treno, in pratica. Dici un po'. Sì, allora, un po' come dice Alessandro, mi ritrovo anch'io nei ricordi di quelle modalità di viaggiare che me li porto dietro anche fino adesso. Per quanto riguarda ad esempio il viaggio che hai citato te, era quello del 2009-2010, da quando siamo andati io e mio compagno di viaggio da Tradate, dalla nostra città in provincia di Varese, fino all'isola di Sakhalin, e qua ci colleghiamo poi a quello che dirà Alessandro, e ritorno sempre in treno, eccettuato chiaramente il pezzettino in nave per arrivare all'isola di Sakhalin nell'estremo oriente della Russia, sul Pacifico. E quel viaggio era stato pensato per diciamo evadere dalla quotidianità delle nostre stazioni, da cui si parte solo per andare a lavorare, diciamo, o per studiare nel Milano, Varese, e noi invece abbiamo deciso di andare addirittura in un altro continente, fino all'Oceano Pacifico, sempre su rotaia, e ritorno sempre su rotaia. Come ci si organizza praticamente, diciamo, all'interno del treno, per chi ha vissuto, vive o vorrà vivere i treni russi, si vive un po' come nel salotto di casa, si sale magari con il vestito bello e poi ci si mette in tuta, ci si mette comodi, in ciabatte e si vive come se fosse appunto una casa viaggiante, si beve il tè, ci si porta da mangiare, la gente normale non va al ristorante, al vagone ristorante, ma va tranquillamente, si ferma nelle stazioni a comprare qualcosa di fresco, oppure si porta 2, 3, 4 belle buste anche dal supermercato con il mangiare che serve per parte del viaggio o per tutto il viaggio. Quindi mangiare, vestirsi, vivere la lentezza del viaggio, un'altra scelta che ho sempre portato avanti, e poi anche dei tatticismi, scegliere il tipo di vagone, il tipo quindi di, chiamiamola, classe in cui viaggiare, 4 persone in scompartimento con la porta aperta sul corridoio, oppure viaggiare nel vagone Platzkarti, che costa la metà, ma si viaggia tutti insieme, non c'è nessuna divisione tra un blocco di posti e l'altro, e nel primo punto del vagone si sente il piangere, magari il pianto del bambino che c'è in fondo dall'altra parte del vagone. E poi anche la scelta tattica del posto: siamo in 2, abbiamo sempre scelto il posto sopra e quello sotto, così che metà di un blocco di cuccette era sempre a nostra disposizione anche per i bagagli. Poi uno può stare sopra a dormire, l'altro sotto guarda il panorama. Quindi un po' alcuni consigli concreti sono questi, oltre naturalmente a quello di documentarsi bene per quanto riguarda la parte prima di partire, documentarsi bene su quelle zone che si vanno a visitare, mettersi anche in testa di iniziare a provare a capire qualcosa della lingua, almeno a leggere, e così le incognite ci sono, ma diventano sempre più gestibili. Come per quanto riguarda gli stimoli che si possono incontrare, sicuramente c'è appunto quello della vita in treno, conoscere e vivere il treno, i suoi ritmi, che non sono e non devono essere, secondo me, quelli dell'alta velocità. Ci mette più o meno una settimana un convoglio partito da Mosca ad arrivare a Vladivostok sul Pacifico. Si può vedere tutta la Siberia da Finestrino, perlomeno la Siberia meridionale, e si può quindi iniziare, secondo me, solo iniziare a provare a viverne un po' l'atmosfera, sia dentro che fuori dal treno. Se mi avete sentito, per adesso sì, questa sì. È la mia risposta. Sì, Daniele, ti ringrazio, ti sento bene, anche a te fa la medesima raccomandazione che ho fatto ad Alessandro: mani in alto, mani in tasca, non spippolare nulla. Ci ho detto... invito comunque il pubblico a fare delle domande se lo desidera.
magari poi la regia mi può suggerire e mi può dire se ne devo leggere qualcuna. E nel frattempo io però vorrei tornare a Alessandro e a questo punto fargli la domanda un po' su questa sua esperienza sulle isole Curili, che sono tuttora contese tra Russia e Giappone. Raccontaci un po' questa esperienza. Allora, ragazzi, anche qui dico subito che non è poi così semplice ricordarsi molto bene molti particolari di questo viaggio, che risale esattamente a 20 anni fa, perché alla fine era l'agosto del 2000, siamo quasi nell'agosto del 2020, quindi insomma parliamo di tanti anni fa. Diciamo che questo viaggio, l'aneddoto, diciamo, è il viaggio stesso, nel senso il viaggio stesso sul l'arrivo, diciamo, sulle Curili, sull'isola, sull'arcipelago delle Curili. Mi sentite? Perché qua il telefonino mi fa gli scherzi, ragazzi. Niente, quindi, perché praticamente arrivare adesso non lo so, non ne ho idea, ma allora arrivare sulle Curili era un grosso problema. Diciamo che noi quando preparavamo o comunque ci accingevamo a fare un viaggio, uno di questi viaggi di cui abbiamo parlato prima, noi preparavamo il viaggio stesso a partire da mesi precedenti, cioè ci preparavamo una bozza di organizzazione, si sceglieva la destinazione, dopodiché si approfondiva e si vedeva cosa vedere del paese, se tutto un paese o una zona del paese è, diciamo, delimitare il viaggio in una determinata zona, eccetera, e si raccoglievano le informazioni. Quindi si cominciava a raccogliere informazioni cartacee, si cominciava a leggere, si cominciava a prendere le cartine topografiche in mano, eccetera, eccetera. Questa cosa l'abbiamo fatta anche per le Curili e ci eravamo preparati ovviamente con il visto russo. Però è chiaro che arrivare su delle isole che sono, come hai detto tu, cancelliere, al confine col Giappone, quindi sono ritenute, è ritenuta zona strategica, lo era allora, penso, credo che lo sia tuttora, e quindi erano zone vietate alla gente normale, al turismo normale, ci volevano dei permessi speciali. Quindi diciamo che la sfida è stata proprio questa, cioè noi, la nostra intenzione era, ci eravamo posti due obiettivi. Un obiettivo di massima, che era quella di poter arrivare sulle isole, sulle Curili, sbarcare su una di queste e girarne almeno 2-3, cioè l'idea era di fare le Curili meridionali, i Turup, Kunashir e Shikotan, che sono proprio le tre isole più vicine al Giappone. E poi c'era un obiettivo di minima, che poi alla fine è quello che si è realizzato, cioè quello di arrivare, se non altro, a sbarcare su una delle isole e passare del tempo lì, insomma, cercare di scoprirla, di esplorarla almeno una. E quindi niente, è cominciato con questa idea. Arriviamo a Sakhalin, facciamo il lungo viaggio in aereo da Mosca a Yuzhno-Sakhalinsk, 9 ore di volo, su un enorme Ilyushin, me lo ricordo ancora, un enorme Ilyushin di Venosta 96, che è un gigante dei cieli. E praticamente un volo strepitoso, perché c'era gente di tutti i tipi che da Mosca andava a Yuzhno-Sakhalinsk con i cani sopra, si beveva tantissimo, abbiamo fatto conoscenze, abbiamo cominciato a far baldoria anche già sull'aereo, eccetera. Siamo arrivati a Sakhalin, sbarcati, si apre questo nuovo mondo, l'isola di Sakhalin, realtà sovietica al massimo, anno 2000, quindi ancora non c'erano gli edifici moderni oppure i centri commerciali che ci possono essere anche oggi a Sakhalin, credo. E niente, e quindi passiamo la prima settimana, perché siamo addirittura stati una settimana intera a Yuzhno-Sakhalinsk, per cercare lì di capire se e come potevamo muoverci per arrivare sulle isole Curili. Perché appunto il problema cominciava lì. Fino a Sakhalin si poteva arrivare col visto russo normale, da lì in poi cominciavano i problemi. Niente, siamo andati nel corso di questa settimana, ci siamo informati, siamo arrivati a un'agenzia turistica che ci ha detto chiaramente: ragazzi, voi lì non ci potete andare, avete bisogno di uno spez propus, come si chiama, cioè di un permesso speciale per visitare le Curili, che loro ci avrebbero potuto procurare.
e quindi ci siamo messi d'accordo con loro, insomma, di poter fare questo visto, abbiamo cominciato a concordare, eccetera. Nel frattempo ci hanno però venduto il biglietto, perché quello ce lo vendevano. Cioè, la cosa comica, divertente, è stata, strana, che loro ci hanno venduto il biglietto per arrivare su Iturup, sull'isola, la prima isola, diciamo, che poi abbiamo visitato, è l'unica che abbiamo visitato, che è Iturup. E da Yuzhno-Sakhalinsk il volo fino a Iturup, ce l'hanno venduto. Ma ci hanno detto, il biglietto ve lo tenete, però tenete presente che senza lo spes propus, senza questo, diciamo, permesso particolare, voi non potete ad arrivare. Quindi a un certo punto, alla scadenza di questa settimana, quando avevamo il volo, proprio poche ore prima, non avevamo ancora questo permesso. E a questo punto il discorso è stato serio, ci siamo guardati in faccia e abbiamo detto, Giusi, porca miseria, qua dobbiamo fare l'avventura, fare i pazzi, andare sfrontati, sfacciati, senza vedere, oppure aspettare che arrivino delle firme, che mancavano queste firme, due firme in particolare per avere il permesso, e sarebbero arrivate dopo la partenza dell'aereo, e a quel punto lì non si sa quando avremmo potuto prendere l'aereo successivo per arrivare poi sull'isola, perché poi noi avevamo il tempo comunque limitato, no? Un mese di tempo. A questo punto ci siamo guardati e abbiamo detto, ragazzi, no, qua si parte, la rischiamo tutta, come abbiamo sempre fatto nei viaggi nostri, insomma, chi non risica non beve champagne, come dicono in Russia. E a questo punto niente, ci siamo imbarcati, aerettino ad elica Antonov 24, una bomba, un rumore, un baccano terribile, un'ora e mezza di volo sul mare di Okhotsk, sapendo che, come ci hanno detto l'agenzia, voi potete prendere l'aereo, atterrate, ma sappiate che i rischi sono, uno, che vi arrestino, due, che vi possano rimandare subito indietro, e questa è la migliore delle ipotesi, perché l'aereo, quando arriva sui Turup, riparte subito, scarica la gente, i passeggeri che sono arrivati, carica i nuovi passeggeri e torna indietro a Sakhalin. Per cui, insomma, queste due ipotesi. Atterriamo a questo aeroporto di Burevestnik, tra l'altro incredibile l'atterraggio, incredibile il volo, perché poi a un certo punto si sorvola il mare di Okhotsk, dura circa due ore il volo da Sakhalin, da Yuzhno, fino a Iturup, e a un certo punto si vede sta sagoma di questa isola vulcanica con le praterie, le distese di praterie a un certo punto nella bassa, diciamo, la parte piana, e poi si stagliano, si vedono le sagome di questi vulcani, cioè il vulcano Bogdan principale e altri vulcani, e quindi la vegetazione cambia. E poi l'aereo atterra dalla parte dell'Oceano Pacifico, non dalla parte del mare di Okhotsk, dove poi c'è invece la capitale, il capoluogo di provincia, che si chiama Kurilsk. Quindi atterriamo. C'è stato un attimo di interruzione. Tra l'altro stavo per dire, a Kiev internet funziona meglio che in Italia, però forse, insomma, su questo si può discutere. A questo punto invito ancora il pubblico a fare le domande e poi vorrei di nuovo porre una domanda a Daniele. Sei in collegamento? Vediamo. Sì, io vi sento, ho capito che non mi vedete. Io vi sento, ho capito che non mi vedete, giusto? Sì, no, non ti si vede, diciamo, sei censurato. Diciamo, ovviamente, vabbè, il pubblico femminile sarà molto addolorato, però la prossima volta. nel frattempo, Daniele, ti volevo domandare, ma la Transiberiana è l'unica ferrovia che oltrepassa la Siberia, che attraversa la Siberia, o ci sono anche altre ferrovie, altre direttrici? Ci potresti dare qualche informazione, specie per dei viaggiatori arditi e indipendenti? Sì, sicuramente. Allora, questa è una bella domanda, perché tutti pensano, usano, viaggiano, conoscono la Transiberiana, quindi da Mosca a Vladivostok, parte estremamente meridionale della Siberia, ma ci sono altre ferrovie, ci sono altre possibilità di muoversi su rotaia. Brevemente, perché non possiamo dilungarci questa serata solo su questo argomento, brevemente ve le posso illustrare. Parallelamente alla ferrovia transiberiana, dalla sua parte centrale fino a quella più orientale, quindi dal centro della Siberia fino al Pacifico, corre un'altra ferrovia che è stata realizzata tra il 1974
e il 1984. Poi è sempre un po' in costruzione, lo era già dagli anni 50. Comunque il decennio principale di costruzione è questo, 74-84, quindi una ferrovia abbastanza nuova. È la ferrovia Baikal-Amur chiamata, perché collega, diciamo, la parte a nord del lago Baikal, tocca anche la punta nord del grande lago siberiano, fino al fiume Amur e poi l'oceano Pacifico, arriva fino a passare sull'Amur, a Komsomolsk sull'Amur, quasi alla foce del grande fiume che divide Russia e Cina, ricordiamo, e per poi arrivare al porto di Vanino, già famoso ai tempi della Seconda Guerra Mondiale e oltre, per essere il porto di partenza dei deportati verso i gulag delle miniere d'oro dell'estremo nord-est della Russia. A me la ferrovia Baikal-Amur piace particolarmente, mi piace la sua storia. Per quanto riguarda la collocazione geografica, a grandi linee ve l'ho accennata, quindi dalla punta nord del Baikal fino al Pacifico, seguendo una linea più o meno dritta. La storia è appassionante perché chi è che ha costruito questa ferrovia? Questa ferrovia è stata costruita per un terzo dei lavoratori, il 30% dei lavoratori erano giovani volontari, ragazzi e ragazze, della gioventù comunista del Komsomol sovietico, che aveva indotto, diciamo, un bando, una chiamata alla leva per questo obiettivo, per portare quante più persone possibili in mezzo a territori vergini, alla foresta, a realizzare la ferrovia. E ci sono tante fotografie, tanti libri, anche qualche video che ritrae le tende di questi giovani in mezzo alla foresta vergine. Arrivavano in punti in cui non esisteva nulla, c'era da piantare la tenda, iniziare ad abbattere gli alberi, sistemare il terreno per la futura massicciata e poi costruire i paesi. E l'altra cosa importante e interessante è che tutte le varie città principali e se no anche le repubbliche in senso generale dell'Unione Sovietica avevano mandato il proprio gruppo di giovani, e quindi le varie stazioni della ferrovia Baikal-Amur, anche se sperse nel territorio della foresta e dell'Asia del Nord, sono costruite con vari stili, non so, gli stili delle repubbliche baltiche, stile architettonico delle repubbliche baltiche, perché costruite dai giovani della Lituania, della Lettonia. Poi ci sono stazioni costruite dal Komsomol del Kazakistan, dell'Uzbekistan, e guardando solo la stazione sembra magari di trovarsi in mezzo all'Asia centrale, alcune volte intorno ci sono foreste di conifere invece. Quindi un brevissimo accenno alle particolarità della costruzione. I luoghi attraversati e il tracciato era stato concepito per due, diciamo, motivi. Uno militare, perché per avere una ferrovia più a nord del confine, lontana dal confine cinese, perché la Transiberiana passa nell'ultimo tratto 150 anche meno chilometri dal confine cinese, è una ferrovia che quindi potesse essere difesa meglio rispetto alla Transiberiana da un ipotetico attacco o invasione cinese, e l'altro motivo era per sfruttare le immense risorse di questi territori. Ad esempio, c'è lungo il suo tratto di questa ferrovia c'è un giacimento di rame, un giacimento di carbone, di cui si dice che da soli potevano costituire un motivo valido per la realizzazione della ferrovia. Parlo della miniera di carbone a cielo aperto di Inir, Ungheria, un paese nell'estremo sud della Repubblica di Sakha, la Yakutia, e il giacimento di rame di Udokan. Poi le dune di Chara, questo è un motivo assolutamente legato magari al viaggio e non al costruire una ferrovia. Nella regione di Città, nella sua parte assolutamente settentrionale, quindi diciamo un 200 km a est della punta nord del Baikal, si trovano delle dune di sabbia che in tutto e per tutto ricordano nella loro parte centrale un qualunque deserto, il deserto del Sahara ad esempio. Queste dune hanno un'origine particolare dal punto di vista geologico e sono rimaste lì da migliaia e migliaia di anni, solo circondate dalle conifere, dalle paludi, dalla foresta boreale,
e sono un ambiente assolutamente incredibile da visitare, l'ho già fatto due volte e ci sono tanti viaggiatori che si fermano a Novaya Chara proprio per vedere questo ambiente. Lo stesso Baikal da visitare nella parte settentrionale, nella sua punta settentrionale. Poi come città da visitare ce ne tante piccoline che se una persona non parla russo, proprio per tornare alla concretezza del viaggio, o non conosce nessuno, non è facile da capire cosa vedere o conquistare. Ne cito solo due, perché Komsomolsk sull'Amur, una città industriale con sede anche di attività italiane legate alla costruzione di aerei civili militari, e Tinda, la capitale della ferrovia Baikal-Amur, costruita dal Komsomol dai giovani della gioventù comunista di Mosca, doveva essere nell'immaginario la Mosca nella foresta. Post Mosca, posta all'estremo oriente del paese, una ideale Mosca costruita nella foresta. Komsomolsk sull'Amur ha avuto un destino diciamo un po' migliore, è una città abbastanza importante di quella regione e abbastanza popolata. Tinda si sta spopolando sotto i 60-70 mila abitanti, continua a perdere abitanti perché non ha più un grande ruolo strategico. Queste ferrovie, ad esempio la ferrovia Baikal-Amur ha anche un suo alter ego occidentale, nella parte occidentale della Siberia, perché ci sono tutte quelle ferrovie che attraversano il basso piano siberiano occidentale, collegano la penisola di Yamal e sono legate alle ultimissime, ma proprio di questi anni, costruzioni di ferrovie da parte della Russia per raggiungere e facilitare il movimento di merci e di operai verso i giacimenti di gas e di petrolio della regione. Nella penisola Yamal, una delle ferrovie più a nord del mondo, se non la più a nord del mondo, dalla fermata Obskaya a Bovanienkovo, che è un giacimento di gas naturale nella penisola Yamal, è solo per movimento merci o movimento di persone legate a queste attività. Come diceva Alessandro prima, per queste zone anche qui serve un permesso speciale, quindi non è così facile da arrivarci e visitarle, ma non è impossibile. Altre particolarità della Siberia, oggi mi sono documentato ancora meglio su questa cosa, perché volevo avere la sicurezza, la certezza, ci sono le ferrovie più a nord del mondo. La ferrovia 50 km, la ferrovia Dudinka-Narilsk, è una di queste, e questa che ho citato prima nella penisola Yamal, anche quella. Se magari qualcuno prende in mano una carta può provare a vedere dov'è Norilsk, dov'è Dudinka, 69 gradi latitudine nord, nei pressi del più grande giacimento del mondo di nickel. C'è una particolarità che mi piace ricordare. Nel 27 luglio 2019, quindi meno di un anno fa, è stata inaugurata la tratta passeggeri fino a Yakutsk, quindi la capitale della Repubblica di Sakha, la Yakutia. Quindi la ferrovia adesso, c'è un braccio della ferrovia BAM che da Tinda piano piano arriva fino a Yakutsk. Diciamo non arriva direttamente in città perché ci sarebbe da costruire un ponte di una decina di chilometri sul fiume Lena, arriva sulla riva destra del fiume Lena e poi i passeggeri con delle chiatte vengono portati a Yakutsk, ma finalmente la ferrovia è stata aperta al traffico passeggeri e si può andare da Mosca fino alla riva destra della Lena di fronte a Yakutsk in treno. Questo viaggio pone là, e poi ho concluso su questa parte, a quello che in Russia dagli esperti di ferrovia viene chiamato il fantasy plan, il piano fantastico di fantasia, per cui sono state progettate, sono state pagate delle persone negli uffici delle ferrovie russe per progettare ad esempio la ferrovia Mosca-New York, che da Yakutsk dovrebbe portarsi avanti fino alla Chukotka, attraversare sotterraneo con un tunnel sotterraneo lo stretto di Bering, arrivare in Alaska e poi collegarsi alla rete Canada-Alaska e scendere fino a New York. Questa ferrovia poi, insieme a tantissime altre tracciati che sono stati messi solo sulla carta
in mezzo alla Siberia, ferrovie che vanno di qua o di là, senza nessuna logica, perché in territori disabitati e assolutamente difficili da in cui realizzare una ferrovia, ce n'è una progettata anche lungo tutta la costa artica della Russia, ma questo rimane un piano fantastico che per adesso è sulla carta e rimarrà per parecchi decenni, secondo me. Concludo, se ho risposto, potrei andare avanti molto di più, ma dobbiamo essere attirare l'attenzione, diciamo, in maniera immediata. Benissimo, grazie Daniele. Molto interessante di questa cosa del collegamento ferroviario tra Mosca e New York, speriamo bene. E volevo, se possibile, tecnicamente, di nuovo ridare la linea a Alessandro, perché magari vuole finire il suo discorso, vediamo. Vai. Dico sì. Anche al pubblico, un attimo Alessandro, invito comunque sempre il pubblico a fare le domande. Prego Alessandro. Sì, cancelliere, scusatemi, ma io sono collegato da Kiev, purtroppo col PC non sono riuscito, per cui mi sto collegando col telefonino e ogni tanto devo sempre col dito toccare per tenerlo acceso, perché sennò si spegne. Comunque niente, per farla breve, il discorso del permesso dell'arrivo. Siamo atterrati a questo aeroporto sgangherato con praticamente una pista sterrata, un terminal che era una baracca, poteva essere proprio una stalla, oppure un chiosco, qualcosa, cioè una catapecchia di muratura con i vetri mezzi rotti, eccetera. Era l'aeroporto con la scritta tutta anche, non si capiva bene, non si leggeva bene perché era scolorita dal tempo e dalle stagioni, dagli anni passati, eccetera. E niente, atterriamo. Salgono su i militari di frontiera, perché lì salgono subito i militari di frontiera, controllano i documenti, fanno scendere tutta la gente e a noi ci lasciano su sull'aereo. Io ho detto: Giusy, caro, qua ragazzi, torniamo, è stato bello, abbiamo messo piede, abbiamo messo, diciamo, siamo atterrati sull'aereo, ma ci tocca tornare indietro. E invece, con qualche scusa, come sempre è capitato anche durante altri viaggi, devo avergli detto qualcosa in russo, perché già io allora comunque parlavo russo, ed è una, appunto, come anche Daniele dice, una cosa molto importante, è un valore aggiunto importante quando si approntano viaggi sul territorio o russo o comunque dell'ex Unione Sovietica. E devo avergli detto qualcosa, insomma, avergli fatto capire che per noi era importante, che avevamo uno scopo naturalistico piuttosto che documentaristico, eravamo dei giornalisti o qualcosa, per il fatto che ci hanno schedato, ma ci hanno lasciato, ci hanno fatto passare, ci hanno fatto scendere. E a questo punto, con la frase, che quella me la ricordo ancora, che dicendo: per ora il russo poi suona molto bene, per ora siete liberi, tipo a sottintendere, ma domani vi verriamo beccare e sono cavoli vostri. E infatti poi fu così, perché niente, siamo riusciti a scendere, siamo saliti su questo camioncino autobus caricato su un Kamaz, che ha portato sui 50 km di strada sterrata in mezzo a questa pianura delle isole Kurili, dalla parte pacifica fino alla capitale Kurilsk, dove poi abbiamo passato tutto il nostro tempo, eccetera, facendo anche le varie escursioni, eccetera. Ed è successo che noi ci hanno lasciato poi nel piccolo e unico alberghetto, anche questo una catapecchia, dove non mancava la luce in stanza, c'era un letto solo, uno doveva dormire per terra, eravamo in due, era proprio stanzine piccolissime, ma c'erano anche altri tecnici che occupavano le altre stanze dell'hotel, cioè dell'alberghetto, della catapecchia. E il giorno dopo sono arrivati, è arrivato proprio la milizia, sono arrivati, ci hanno portati in procuratura e mi è toccato, questa è stata bellissima perché veramente unica, tant'è vero che anche lo stesso tenente presso il quale poi siamo stati per tutta una mattinata, quelli che poi dopo ci hanno rilasciato, l'ente, che l'organismo che poi ci ha rilasciato alla fine questo permesso, si è meravigliato, dice: ma voi come avete fatto da soli ad arrivare fino a qua? Ma come? Ma nessuno è mai riuscito, voi siete non solo i primi italiani, ma anche i primi stranieri che senza permesso siete riusciti ad arrivare qui e vi hanno, cioè, e per una serie di coincidenze, di fortune, vi hanno lasciato permesso di poter arrivare. Insomma, sta di fatto che mi ha fatto compilare un dettato, cioè, ma nel senso dettato che lui mi diceva, io ero seduto sul suo tavolino, sul suo scranno, e lui girava intorno e mi chiedeva prima
di dire le risposte, poi dopo mi diceva come dovevo scriverle. Cioè in pratica ho dovuto dire dalla partenza a da Milano, come abbiamo ottenuto il visto russo, che giro abbiamo fatto, che marshrut, cioè che percorso abbiamo seguito da Milano in aereo, quindi Milano, Mosca, Mosca, Yuzhno Sakhalinsk, dove siamo stati Yuzhno Sakhalinsk, dove abbiamo pernottato, eccetera, eccetera, e poi lo scopo appunto di questo nostro viaggio sulle Curili, eccetera. Dopodiché questo dettato, che io ho dovuto scrivere io in russo, mentre lui mi diceva come dovevo scriverlo, eccetera, me l'hanno preso, ce l'hanno preso, e alla fine della fiera, il giorno successivo, ci hanno consegnato un permesso, storico permesso, per poter stare per 20 giorni sull'isola di Turup e muoversi più o meno pseudo-liberamente, perché poi ci hanno affibbiato una sorta di taxista, o comunque di guida, di controllore, tra virgolette, che avrebbe dovuto portarci, scarrozzarci in giro, facendoci fare esperienze, e visitare l'isola in lungo, in largo, in alto, in basso, eccetera, eccetera. Per cui ce lo siamo tenuti un po' dietro, ma poi anche lui, ci siamo accordati con lui, insomma, perché poi è venuto fuori un po' una baldoria in tutta l'isola, perché ovviamente questi noi, vestiti così, si vedeva subito che eravamo stranieri, in un paesino microscopico, questa capitale Kurilsk, dove c'era poca gente in giro, poche macchine in giro, strade sterrate, eccetera, dopo un paio di giorni già tutti sapevano del nostro arrivo, già tutti sapevano che noi ci trovavamo lì. Per cui anche questo autista, che conosceva ovviamente tutti gli abitanti del paese, della città, a un certo punto ci siamo poi accordati per fare in modo che lui si levasse un po' dalle scatole e quindi siamo stati un pochettino anche più liberi. Però questo aneddoto, diciamo, che l'arrivo a Kurilsk è stato mitico, perché in nessun altro viaggio c'è stata una situazione di questo genere, e quindi è stata a suo modo, diciamo, un pochettino originale. Quindi questo è l'arrivo. Poi è chiaro che nel proseguo, se ci sono altre domande, io potrei raccontare altre esperienze vissute. Diciamo che la prima impressione di questa isola e di questo paese è stato, appunto, la prima cosa, come al solito, dal punto di vista umano, la proverbiale ospitalità e gentilezza della persona, della popolazione russa, dei russi, perché appunto vedendoci, noi abbiamo cominciato a stringere amicizia da subito, hanno cominciato ad invitarci a destra e banca, a fare serate con loro, a condividere esperienze, momenti, addirittura ad un certo punto abbiamo lasciato l'alberghetto, perché uno di queste persone, che poi è diventato un amico di quel periodo, ci ha concesso, avevano un appartamentino vuoto e quindi ci hanno messo nell'appartamentino, hanno detto state lì quanto volete, e noi praticamente ci siamo trasferiti dalla stanza d'albergo in questo appartamento di Kurilsk. Per cui questo è innanzitutto una cosa importante. In secondo luogo, la tipologia di paese, la realtà che ci circondava, un paese, come ho detto, dove le casettine più alte erano a due piani in legno, le strade, neanche una strada asfaltata, allora tutto polveroso, ogni volta che passava una rara macchina, perché lì le macchine rarissime, piccola nota, le macchine tutte con la guida a destra, notare la vicinanza col Giappone, sono tutte macchine importate dal Giappone, quindi vecchie Toyota, vecchie Nissan, vecchie Mitsubishi, oltre che ovviamente le storiche UAZ russe, i furgoncini UAZ, eccetera, però per il resto le macchine giapponesi hanno tutte la guida destra, quindi strade polverosissime. Io che ho le lenti, e per me è da impazzire, perché ogni volta che passava una macchina tirava su un'aria, una polvere che non si vedeva niente, per 5 minuti rimaneva sta polvere in giro, quindi così, di giorno. Di sera non c'era una luce in giro, tutto buio, e c'erano stranissime, particolarissimi gli ubriachi che giravano, perché lì la gente cosa fa di sera? Lì la gente beveva, e cioè vanno via litri di vodka, litri di birra, è una cosa allucinante. Noi siamo entrati poi nel giro, cominciamo anche noi a bere litri di vodka e litri di birra, perché era così, e alla fine ci sono questi pazzi ubriachi che girano per le strade di notte buie, e io una volta, una sera, anche noi tornando, eravamo in giro, mi ricordo, uno è passato con un sidecar di quelli, anche quelli sovietici, a un certo punto, e mi ha tirato una io ero sul ciglio della strada, questo passa, non so come ha fatto a vedermi o a non vedermi, sta di fatto che mi ha tirato un calcio sulla pancia, che mi ha sorpreso, perché uno non me l'aspettavo, non si vedeva niente, poi mi ha fatto anche male. Dopo un po' l'abbiamo visto, siamo andati avanti sulla strada, abbiamo camminato avanti, e abbiamo visto che questo pazzo qua si è schiantato contro la cassa staccionata,
ma non si è fatto niente perché poi si è rialzato. Quindi c'è scene da film, spettacolare. Quindi questa è caratteristica un pochettino così del paese. E poi soprattutto la natura, perché praticamente diciamo che l'aspetto principale del nostro viaggio sui Turup, della nostra permanenza su questa isola, è stato, diciamo, il contatto con una natura incontaminata, ma proprio totale. Abbiamo fatto delle esperienze, un'escursione sul vulcano, abbiamo fatto i bagni nell'acqua sulfurea, siamo stati in una baia, in posti lontani, 30-40 km da questa città, da Kurilsk, e abbiamo mangiato i granchioni, quindi la natura nel senso di flora e di fauna, perché lì ho visto per la prima volta nella mia vita i granchi grossi così, i famosi granchi della Kamchatka, che poi sono di tutta questa zona, di quella zona dell'estremo oriente russo, che va dalla Kamchatka fino alle isole Kurili e a Sakhalin. Sono granchi che sono impressionanti perché sono grandi così, ma sono buonissimi. Loro li prendono, li buttano nell'acqua bollente, si mangiano così, proprio cotti così. Poi i salmoni, c'è un'altra cosa che me la ricorderò per sempre, anche lì, anche il mio socio grande Giusi, che lui è anche pescatore, e ci siamo divertiti un sacco proprio in questo contesto, in questi ambiti. C'erano i ruscelli, in particolare il fiume Kurilk, che attraversa Kurilk, con tanto così di spessore di acqua, cioè l'acqua del fiume, e tanto così di spessore di salmoni, cioè i salmoni che si saltano grossi, tondeggianti, grassottelli, belli paffutelli, salmoni grossi, che si saltano una sopra l'altra, si accavalano, quasi si possono prendere con le mani. E quindi c'è, anche questo è una cosa incredibile. Io per la prima volta lì ho mangiato, in 20 giorni che siamo stati lì, quasi tutti i giorni mangiavamo il caviale con il cucchiaio, cioè bocce così di caviale con il cucchiaio, e quindi proprio delle esperienze incredibili. Però mi fermo qui, poi se avete domande particolari o qualche aneddoto su qualcuna di queste, diciamo, esperienze all'interno dell'isola, ve la racconto. Bene, grazie Alessandro, e a questo punto, mentre io continuo a sorseggiare, cedo la linea alla regia per leggere un po' di domande dal pubblico. Sì, mi riprendo la linea io dallo sgabuzzino in cui sono stato relegato questa sera. Mi sento quasi un po' Lino Banfi nell'inizio di Vien avanti cretino, che era collegato da un bagno. Comunque, a parte queste battute, ci sono alcune domande e le faccio. Allora, vediamo un attimo, le mandiamo subito in onda. La prima forse un po' è già stata risposta, però vediamo un po' chi può rispondere. In questo caso penso sia anche Daniele che possa rispondere. Non so se Daniele riesce a leggere la domanda in sovrimpressione. Sì, la leggo. Voi mi sentite? Sì, benissimo, benissimo, benissimo. Io la leggo la domanda. Bene, puoi rispondere. Inizio a rispondere io, poi vale Alessandro allora. Sì, okay. Sì, inizia a dire la tua. Vado io allora. Allora, logisticamente sì, è possibile viaggiare in Siberia senza parlare il russo. Il primo io sono stato 17 volte in Siberia dal 2003 ad oggi, quindi in pratica una volta all'anno. Si può viaggiare senza parlare russo. La prima volta che io l'ho fatto, però, sono tornato qua e ho deciso che volevo tornare e che volevo fare un corso di russo per far capire comunque quanto rende tutto più facile parlare in russo. I giovani parlano un minimo di inglese, direi proprio un minimo, è come andare nei paesini dell'Italia o anche peggio. Quindi brevemente questa è la mia risposta. Alessandro, vuoi aggiungere qualcosa? In generale, diciamo, a questo punto anche sì, sui posti più estremi, io sono d'accordissimo con Danielino, che saluto a proposito, ciao carissimo Daniele. È vero, è importante sapere il russo, perché come al solito bisogna capire che tipo di viaggio si vuole fare. Se è importante la comunicazione, quindi il rapporto sociale, il cercare di
di conoscere, di comprendere, di dialogare, ma anche di far serata, per dire così, allora è importante. Se si vuole invece semplicemente andare per far fotografie, per fare un reportage, parlare da soli o comunque visitare la natura, eccetera, eccetera, logisticamente lui dice, e Daniele è sicuramente più preparato di me perché viaggia tuttora in Siberia, io però vivo in Ucraina e lo vedo anche in Ucraina, che territorio comunque sempre ex sovietico è, per cui lo vedo, cioè l'inglese un minimo, proprio un minimo tuttora, questo è vero, però appunto se si vuole avere un contatto sociale, quindi impostare un viaggio basato sulla conoscenza della cultura, sulla conoscenza delle persone, della storia, sul dialogo, ci vuole un minimo, perché altrimenti non è la zona e non è il paese giusto da visitare, solo con l'inglese. Mi permetto di aggiungere una cosa io, conoscendo comunque insomma diciamo i paesi dell'ex, diciamo così, dell'ex Unione Sovietica o dell'ex CSI, come vogliamo definirli, che in alcune zone davvero si può dire che l'inglese comunque è tabù. Io per esempio, frequentando anche la zona del Caucaso, ovvio, senza conoscere il russo ti perdi qualcosa, però c'è anche il bello dell'imprevisto, no? Di capire una cosa con un altro. Nei primi viaggi, quante volte sì, abbiamo capito qualcosa per un altro e ci siamo trovati in situazioni comunque simpatiche, non di pericolo, ovviamente. Poi va bene, avendo una piccola, insomma, una padronanza maggiore con la lingua, poi è tutto più semplice, ovviamente, e capisci molte cose, riesci ad apprendere molte cose che ti perdi comunque se non capisci una lingua. Questo penso che un pochino valga un po' comunque per tutto, dovunque si vada. Una cosa che volevo dire, Daniele ha detto è stato 17 volte, da superstizioso auguro a Daniele di andare anche alla 18ª, perché non si può fermare di sicuro a 17. Va bene, passiamo all'altro. Sì, ma la 18ª è già in cantiere, ma ne parleremo tra poco. La 19ª se arriva. Allora, qui c'è qualcuno che si riferisce a Daniele in particolare, che ti ha accompagnato in un viaggio in Siberia e dice che non sarebbe andato lontano senza, diciamo, senza di te, ecco. Quindi sei anche apprezzato come guida, ecco, in un certo senso, vai, va bene, è ovvio. Come traduttore. come traduttore. Tra l'altro, sempre lo stesso amico, diciamo così, dice che è fattibile, ma la Siberia senza parlare russo è ai limiti dell'ardito addirittura. Aggiungo una cosa io, sarà ai limiti dell'ardito, però uno bisogna buttarsi. Le prime volte bisogna, come ci siamo buttati tutti, ovviamente in Russia come in tanti altri posti. C'è un'altra domanda, ecco qui, del nostro Claudio Berti, il nostro Obe, che Obe ci chiede come le zone che richiedono il permesso speciale, perché come sappiamo in tutte le zone della Russia, dell'Ucraina, diciamo così, per dell'ex Unione Sovietica, soprattutto nelle zone di confine ci vuole un permesso speciale per visitarlo. E qui ci chiede come si sono ottenuti in questo caso in Siberia. Quindi non so se vuole rispondere prima Daniele. In realtà Alessandro un pochino aveva già risposto sulle Curili, però anche in altri viaggi, non lo so, ha fatto negli Altai, così. Poi, vabbè, anche io ho avuto delle situazioni al limite del clamoroso in alcune zone della Russia, del Kazakistan. Comunque, Daniele, vai Daniele, sulla Siberia. Ma allora, io adesso, a distanza di quasi 20 anni, anche come diceva l'Alessandro, queste zone si chiamano Pagranzoni, cioè Pagranichnaya zona di confine, che non per forza deve essere al confine con qualcosa, è uno status amministrativo di un territorio, una regione, anche solo una città, e le conosco bene ormai, so qual è la procedura abbastanza standard, bisogna chiedere il rilascio del propusk, del permesso speciale, all'ufficio dell'FSB, no? La derivazione del vecchio KGB, all'ufficio migrazione, all'ufficio delle zone di confine dell'FSB, del capoluogo della regione in cui si vuole andare, nella cui zona di confine si vuole andare. Io l'ho ottenuto nel 2014, ho fatto tutto da solo per la zona del delta del fiume Lena in Yakutia, quindi sul mar glaciale artico, dove c'è la cittadina di Tixi. Io l'avevo chiesto per un giorno e me l'hanno dato per 30 giorni gratis, chiaramente facendo tutto in russo, riempiendo dei moduli in russo online e poi andandolo a ritirare di persona là.
questa è la procedura standard, riferirsi all'ufficio dell'FSB russo del capoluogo della regione in cui si vuole andare. Sì, Alessandro vuoi aggiungere qualcosa? Poi... Sì, no, io volevo semplicemente aggiungere che mi fa piacere sentire queste cose che adesso si è standardizzato un po' con internet e con tutto. Però allora, ragazzi, io ti ripeto, parlo di 20 anni fa, io i miei spetspropusk, cioè i miei permessi, sia lì, sia sul Pamir, l'anno prima, nel 99, quando siamo andati... non nel Pamir ma in Tagikistan, nella parte meridionale, quando siamo andati al confine con l'Afghanistan, proprio zona di frontiera, io i permessi li ho conquistati tra virgolette sul posto, inventandomi le balle, proprio a sistemi esploratore, cioè noi proprio così. Io mi ricordo che in Tagikistan, quando siamo entrati per andare alle fonti di Chilichor Chashma, si chiamavano, cioè le fonti di acqua magica per la loro religione, eccetera, eccetera, che sono al confine con l'Afghanistan. Abbiamo trovato il posto di blocco con i soldati, con i mitra, con i kalashnikov, con tutti vestiti, tutti pieni di armi, cioè, che ci hanno detto: voi qui non potete passare perché è zona soltanto dove possono entrare l'ONU, cioè l'UNCR, per dire, cioè le organizzazioni internazionali, eccetera. Oppure, e io lì l'ho inventata, che siamo giornalisti, che siamo di qui, e questi, dico, non vi è arrivata la comunicazione, questi guardano l'elenco dei personaggi, non ci sono i nostri nomi, allora io mi invento di dirgli: ma ragazzi, guardate qui, i nostri nomi non sono arrivati perché non sono ancora arrivati, ma noi ci siamo arrivati prima noi della comunicazione dei nomi, per dire, e ci hanno fatto, cioè alla fine... fatto passare, per cui c'è allora, questo per dire una cosa, che allora quando facevo questi viaggi, quando ho fatto questi viaggi in quelle zone, non ci sarebbe stato modo, non c'era la procedura standard, probabilmente, oppure c'era, ma chissà quanto ci voleva o come si doveva fare, ogni regione faceva a suo modo, perché come ho detto prima sulle Curili, noi l'agenzia turistica che ci ha venduto i biglietti aerei da Yuzhna a Iturup ci avrebbe procurato anche il permesso, però in base ai loro tempi, cioè loro avevano bisogno di tempi particolari, lungaggini burocratiche, poi alla fine mancavano quelle due firmette e che non sono arrivate, e noi abbiamo deciso di partire, di arrischiarcela, ma altrimenti ce l'avrebbero comunque, avendo avuto più tempo, ce l'avrebbero procurato loro questo permesso, per cui era tutto così aleatorio. È chiaro che con gli anni, questo mi fa piacere, vuol dire che sono più accessibili anche queste zone. Io adesso, rivedendomi un po' le foto per la serata di stasera, mi è venuta voglia di tornare su quelle isole, di rivederle, di finire di compiere la missione. Poi vi racconto perché la missione poi doveva andare in un altro modo. Comunque, chiuso qui la parentesi. Sì, voglio aggiungere che comunque oramai se posso dire... Finisco una cosa io e poi dopo Daniele ti do la parola. Dicevo, no, i permessi oramai per internet, come ha detto Alessandro, sono tra virgolette più semplici da ottenere, perché ora volendo c'è anche l'ufficio dell'FSB locale che ti mandi una mail, mandi passaporti, però devi conoscere il russo e insomma non è poi così proprio semplicissimo. Però c'è anche un altro metodo che qualcuno ha utilizzato più di una volta, il metodo, definisco il metodo all'italiana, rischiarsi senza permesso, salvo poi alcune volte farsi arrestare con tutto il gruppo di 10 persone che ti portavi dietro, ma quelle sono altre storie che racconteremo poi in altre puntate. Daniele, dicevi qualcosa tu? Geometra. A quello che hai appena finito di dire, se uno ci vuole andare una volta, due, così può anche rischiare, ma se ad esempio parlo per me stesso, se vuoi avere la sicurezza per gli anni a venire di avere sempre il visto russo, è meglio non rischiare, perché una delle pene a cui potresti andare incontro è che se ti beccano in una di queste zone senza permesso ti tolgono la possibilità magari per 10 anni di richiedere il visto russo e non entri più in Russia. Ma infatti è così. Poi io, va bene, mi è capitato 2 o 3 volte di andare senza permesso, un paio di volte diciamo mi è andata qualche piccolo problemino, ma non è che lo facevo per fare l'illegale, che ci sono delle situazioni, ma poi ne parleremo in altre puntate. Allora c'è un'altra considerazione qui di qualcuno che ha fatto il viaggio dalla Siberia in Mongolia in moto.
quindi 26.000 chilometri in 2 mesi di viaggio, e ci dice anche la stessa Lucia, ci dice che conferma la ferrovia da Tinda a Yakutsk è funzionante, quindi è già in funzione. C'è un'altra domanda, che poi in realtà forse questo un pochino si è già, comunque si è accennato qualcosa. Flavio ci dice i principali cambiamenti che avete notato dal 98 ad oggi. Parecchi, comunque rispondete, vai a Alessandro e poi Daniele. Sì, Luca, io purtroppo non posso parlare di oggi, perché io quei viaggi lì sono viaggi unici e ripetibili e particolari. Cioè, io le Curili le ho visitate, i Turup, nel 2000 e poi non ci sono più tornato. In Mongolia sono stato nel 1998, cioè 22 anni fa, e poi non ci sono più ritornato. L'unico di questi paesi che la Russia stessa, io purtroppo per conseguenze, adesso non entriamo in dettagli, ma per motivi qui pseudopolitici ucraini eccetera, è da un po' di anni che non torno più neanche in Russia, perché non ho più avuto né l'occasione né le possibilità, e non voglio anch'io andare incontro a rischi, vivendo e lavorando in Ucraina. Ormai lavoro da 15 anni in Ucraina, quindi io dei cambiamenti li posso dire in una prossima puntata, li posso raccontare se si farà una puntata sull'Ucraina, che la conosco ormai, la mia seconda patria, vivendo qua da 15 anni, dal 2005, quando sono arrivato a vivere qui, fino ad oggi, quello sì. Però di questi viaggi di cui si parla, sono viaggi che sono ormai storici, li racconto ai miei figli, li racconto a voi, insomma, mi riguardo le foto, mi metto a piangere per la nostalgia, per i ricordi. Cioè, mi viene la lacrimuccia sul viso, come si può dire, è così, non posso dire adesso come sono le Curili di adesso. Ho visto delle foto, perché proprio oggi, ieri e oggi, mentre cercavo di recuperare un po' di materiale, ho visto con grande sorpresa, che non so se sia Photoshop, ma che hanno fatto la strada asfaltata sui Turup, c'è la strada asfaltata, quindi incredibile, eppure bella, quindi... Sicuramente ci sono dei cambiamenti, l'evoluzione, saranno arrivati internet, i telefonini anche lì, eccetera, perché poi c'è stato. Per cui questo io però non lo so, non posso parlare, non ci sono più stato in quei posti. Facciamo rispondere Daniele velocemente, perché ci sono anche altre domande e poi ci sono un paio di interventi ancora, quindi sennò poi ci allunghiamo troppo. Vai Daniele. Sì, allora, velocissimamente, quando ho iniziato a viaggiare io non c'era cellulare, non c'era internet, non c'era niente, era proprio agli albori ancora, soprattutto per quei posti. Adesso può sembrare più facile, ma quei posti sono in corso, non parlerei di globalizzazione, ma di omogeneizzazione del mondo. Le città grandi siberiane, se uno non va a conoscere qualcuno del posto e che lo porta in un rione magari un po' più, diciamo, caratteristico, rischiano di essere uguali a tante altre nel mondo. Quindi internet, i cellulari, anche sulle ferrovie, per tornare al tema iniziale, adesso anche i paesi più sperduti hanno il cartello che non è stato nemmeno traslitterato in lettere latine, ma addirittura sono state tradotte i nomi di alcune fermate. Cioè non come se io scrivo Roma in cirillico, ma se io attribuisco, non so, il nome Roma, una traduzione in russo, e non chiamo più quella fermata Roma, ma la chiamo in un altro modo. Questo genera anche un sacco di problemi a chi non parla russo nel comprare i biglietti. Sì. Andiamo avanti con l'altra domanda. C'è UT, sembra la sigla di un volo della UTAIR, UT 4470. C'è un collegamento terrestre tra Magadan e Anadir? Io penso forse tramite Jeep, però magari Daniele ci sa rispondere meglio. Allora, vado io? Sì, vai, che sei quello più esperto della zona. Purtroppo allora, non c'è Adalberto, forse ci avrebbe potuto rispondere bene Adalberto. Allora, vai. No, non c'è un collegamento terrestre tra la regione di Magadan e la Chukotka, non ce n'è uno fisso. Ci sono alcune zimniki, sono le strade ghiacciate invernali,
che però portano più che altro verso Pripyat. Anadir viene raggiunta abitualmente anche dai russi in via aerea, anzi si arriva in aereo all'aeroporto di Anadir e dopo bisogna, per andare dall'aeroporto alla cittadina si prende un elicottero. E quindi se non le strade invernali vengono costruite ogni inverno su un tracciato sempre leggermente diverso, non è detto che nemmeno d'inverno ci sia un collegamento tra Magadan e Anadir. Per ora è così, ma anche in queste terre estreme, lontane, le cose cambiano velocemente. Può essere che con qualche bulldozer, da qui a qualche anno, ci sia un collegamento, ma per adesso no. Anche se sì, pure magari di aver tempo per cercare di fartela in qualche maniera un po' così problematica con Jeep. Andiamo alla prossima, che in realtà è più un saluto, però una proposta che io accolgo subito. Marco da Busto, oh, ti saluta. Oh, Id, grande! E ci consiglia un raduno in terra russofila. E io su questo non vi invito a Kiev. Tutti invitati a Kiev. Non lascerei cadere grazie, grazie. Poi andiamo un altro, c'è un'altra domanda dove dice che uno che, questa è riferita ad Alessandro, uno che non conosce il russo come riempie i moduli? Questo è... Uno che non conosce il russo, uno che non conosce il russo non riempie i moduli, nel senso che può essere soggetto a, può essere, diciamo, bistrattato a destra e manca come vuole, può essere preso in giro, può essere arrestato, può succedere di tutto. Uno che non conosce il russo, teoricamente, praticamente non si può neanche mettere nelle condizioni di arrivare in certe situazioni, perché altrimenti veramente noi, nella nostra incoscienza di ventenni, perché si può dire era come il fatto di quando abbiamo deciso di partire pur non avendo il visto, il permesso, siamo stati incoscienti, pazzia, però le fai queste cose sapendo che comunque io, conoscendo il russo, posso in qualche modo destreggiarmi, poi magari le prendo peggio, no? Sapendo, perché puoi rispondere e quindi puoi dare anche fastidio. Ma se tu non sai proprio niente, non conosci, non hai la minima conoscenza della lingua per poter, non dico compilare un modulo, ma anche saper rispondere a qualcosa, a persone che sanno solo il russo, a militari, e magari parliamo di militari, di frontalieri, c'è poco da fare, c'è poco da fare. Lì sei alla loro mercé, possono farti quello che vogliono. Comunque si possono fare anche sotto allora, dettatura. Daniele, finisco una cosa. Mi ricordo una volta mi fecero compilare un modulo a me per il russo, ma più che altro per non farmi perdere tempo a scrivere, a dettarmi, mi fecero scrivere Niesnal, non so. mi fecero andare. Allora, Daniele, volevo dire una cosa, poi passiamo alle altre, se no. Sì, proprio direttamente da un'esperienza di viaggio. Arrivo nel 2014 a Tixi, in battello da Yakutsk. Tutti sul battello erano gente che viveva lungo il fiume, tranne io e una coppia di tedeschi su 50 anni che non parlavano russo, anche se giravano da tempo in Siberia, non era la prima volta. E loro non avevano il permesso speciale per Tixi, io sì, io sono sceso dalla nave dopo aver fatto tutti i controlli, loro sono stati presi da parte dalle guardie di confine, poi ho saputo via mail quando sono tornato a casa che loro avevano già il biglietto per il giorno dopo per tornare a casa, li hanno semplicemente curati in aeroporto e hanno detto adesso andate via di qui, quindi non li hanno neanche riempiti i moduli, li hanno rispediti indietro e basta. Salutiamo qui la domanda del Redivivo 100, a quanto pare. C'è una domanda, ma questa la mandiamo in onda. C'è qualcuno che è stato in Kamchatka. Qui avrebbe voluto rispondere benissimo ad Alberto, però molto probabilmente, purtroppo ci sono questi problemi tecnici, non è potuto essere con noi, non è riuscito il collegamento. Magari la prossima puntata vediamo di ripristinarlo e potrà raccontarci le sue avventure, diciamo, in Kamchatka. E tra l'altro poi...
questo poi lo ricorderemo anche alla fine, ma sul forum Russ Italia, a cui Alessandro ci parlerà, ci sono anche delle pagine dove Adalberto, tramite cui Adalberto poi si possono vedere le situazioni di viaggio di Adalberto. Volevo, a parte una domanda, però questa domanda, sono due domande in realtà, che sono, le leggo, le leggi anche tu Daniele, però poi penso che facciano parte della domanda generale che poi farà il cancelliere, quindi diciamo le leggiamo solamente, poi magari queste ti ci puoi collegare. Stefano dice, è possibile navigare il fiume Amur fino alla foce? Esistono traghetti o navi di linea? Questa magari te la segni. E poi c'è Massimiliano, guideresti un gruppo su un fiume siberiano? Tra l'altro devo dire che Massimiliano è stato uno dei pochissimi pazzi, chiamiamoli così, che ha seguito Daniele in un viaggio. Quindi questo è così. Allora, io per ora le domande qui sono finite, se ce ne sono altre poi proseguiamo. Io lascio a questo punto la linea al cancelliere che proseguirà la puntata. Grazie. Ora volevo con Daniele affrontare e avere delle descrizioni in merito al suo progetto Acque Siberiane, se ce lo può spiegare, perché poi è anche interessante un po' la definizione che ha dato a questo suo progetto, vale a dire, per lui rappresenta la maturità nell'interiorizzazione dell'esperienza siberiana. Cosa ci puoi dire, Daniele? Sì, allora, rispondo subito alla domanda di Zuliani, non mi ricordo il nome, che parlava della navigazione dell'Amur, e poi vado a rispondere alla domanda in sé. Sì, il fiume Amur si può navigare, ci sono delle linee di navigazione, ma solo, ripeto, solo dalla città di Blagoveshchensk, che è al confine con la Cina, nella regione dell'Amur, e da Blagoveshchensk si può arrivare a Khabarovsk, e poi da Khabarovsk fino a Nikolaevsk na Amurie, praticamente alla foce dell'Amur. Quindi Khabarovsk, Komsomolsk na Amurie, Nikolaevsk na Amurie. Da Blagoveshchensk a Khabarovsk la navigazione è molto più rara, però c'è. Ritorniamo ancora qui alle zone di confine. Navigare con un mezzo, tra virgolette, proprio o in altra maniera sul fiume Amur, che è il confine Russia-Cina, non è una cosa che vorrei fare anch'io, ma mi informerò meglio nei prossimi anni, perché essendo zona di confine la ritengo vietata, perlomeno così d'amblè uno non è che può dire mi butto sull'Amur che è tutto confine con la Cina. Navigazione di linea esistente da Blagoveshchensk in poi. Massimiliano Zanetti, che ha scritto guideresti un gruppo su un fiume siberiano, è uno dei miei pochissimi compagni di viaggio italiani che mi hanno accompagnato 2 anni fa sulla discesa in canoa della Tunguska inferiore, e lui la sa già, la mia risposta è no, perché ci sono troppe incognite, troppi problemi, e non guiderei proprio nessuno che non sia un compagno, un amico, un compagno stretto di viaggio, non uno sconosciuto. Adesso rispondo alla domanda del mio progetto. Allora, io dopo aver viaggiato tanti anni in Siberia, guardavo la cartina su cui avevo messo i puntini di tutti i luoghi in cui ero stato e di cui avevo le foto. E mi sono reso conto che di questo immenso territorio i puntini erano concentrati su una linea a sud, più o meno diciamo a sud, e magari un po' verso Yakutsk, la Yakutia, e gli altri 2/3 erano assolutamente scoperti. Allora ho iniziato a pensare, ma allora io ero già stato più di 10 volte in Siberia, ma perché? Non ho visto niente, allora si vede perché è successa questa cosa. Allora, perché? La risposta è perché semplicemente non esiste ferrovia, non esiste aeroporti, non esistono magari neanche città nella parte che va dalla ferrovia transiberiana, dalla ferrovia Baikal-Amur verso nord, anche se è la parte più preponderante, la parte più grande. E come si fa ad esplorare questa zona? Se voi andate su internet e cercate le immagini dal cosmo della Terra, si vede anche la Siberia, focalizzate lì, fate lo zoom sulla Siberia e vedete che le aree che ho citato adesso sono assolutamente nere,
nere perché non ci vive nessuno, o se anche c'è qualche piccolo villaggio, qualche cittadina, non è illuminata come le nostre. Si vedono i puntini lungo la linea della ferrovia Baikal-Amur, la linea della ferrovia transiberiana, le città principali siberiane, e poi il buio. Allora io ho creato il progetto Acque Siberiane per illuminare questo buio, per andare a conoscerlo. Come dice uno degli slogan di Otra, ci sono cose conosciute e cose sconosciute, in mezzo c'è il viaggio, ed è proprio attraverso questi miei viaggi che sto scoprendo dal 2012 in poi in queste zone. Allora, qual è la via di comunicazione, la possibilità per vedere queste zone? Sono i fiumi, sono le vie fluviali. Ho iniziato nel 2012 con l'esplorazione del vecchio canale Ob-Yenisei, un collegamento tra il canale, tra il fiume, tra i bacini dei fiumi Ob e Yenisei, quindi Siberia centro-occidentale, realizzato a fine 800, primi 900, con un sistema di chiuse per andare da un bacino all'altro. Poi è stato abbandonato con la realizzazione della ferrovia transiberiana, appunto, ma ci sono ancora, quindi un valore anche storico di questa missione. Abbiamo fotografato le chiuse di legno, che chiaramente sono in rovina ma esistono ancora, se abbiamo vissuto nella foresta con le nostre canoe e vivendo nella taiga e spostandoci su questi corsi d'acqua. Poi è venuta la volta della navigazione in battello, perché è un fiume grandissimo che avrebbe richiesto troppo tempo e troppi pericoli da superare. La Lena, il fiume Lena, uno dei più grandi del mondo, 4.400 km, l'ho navigato da Yakutsk fino al delta, a Tixi, e ritorno, sono sui 3.500-3.600 km, andata e ritorno, nel 2014. Così ho visto anche questo territorio. Poi, 2015, è stata la volta del fiume Indigirka, nel suo tratto più selvaggio. Indigirka è un altro fiume della Yakutia, uno dei tre grandi fiumi dell'estremo nord-est siberiano, Yana, Indigirka e Kolyma. L'Indigirka, percorso per circa 500 km in canoa, lungo questo canyon più pericoloso, pieno di rapide. Non perché vado alla ricerca delle rapide, ma perché passando sulla strada che da Yakutsk va a Magadan, la mitica strada delle ossa, al paese di Ust-Nera, l'unico paese di un certo rilievo, tra Yakutsk e Magadan, passa appunto il fiume Indigirka, e quindi da lì si scende fino alla confluenza poi del fiume Moma più avanti, sull'Indigirka, e bisogna attraversare questo canyon pieno di rapide. E anche lì ho conosciuto un sacco di, ci sono tanti aneddoti, ho conosciuto persone, ho visto, c'è il nevaio perenne più grande del mondo sul fiume Moma, un affluente dell'Indigirka, 200 km quadrati, ci sono stato, l'ho visto. E questo 2015-2018, quindi 2 anni fa, è stata la volta della discesa quasi integrale della Tunguska inferiore, cosa che, non so, così a orecchio non è stata portata a termine da nessuno qui in Italia. Non c'è un interesse su questa tipologia di viaggi esplorativi, anche perché ci vuole tanto tempo. Ho fatto da 22 di giugno fino al 15 di agosto sul fiume, per fare dal paesino di Yerbogachon nella regione di Irkutsk. Abbiamo fatto 2000 e passa chilometri fino a Turukhansk, sul fiume Yenisei, dove sfocia la Tunguska inferiore. La Tunguska inferiore è un mondo a sé, è un fiume, non esiste nessun ponte sul suo tracciato, nessuna diga, è un fiume assolutamente allo stato naturale che attraversa tutta la Siberia centrale proprio, e anche un po' in parte settentrionale. Si scoprono un sacco, relativamente tanti villaggi, si vede come vive la gente. Non è vero quindi che è così buio lì, come si vede dal cosmo, la vita c'è, c'è qualcosa da fare, da vedere, e lo racconterò nei miei prossimi libri. Mi rimane poi la navigazione integrale delle coste del Baikal, che voglio fare in futuro, e l'anno prossimo un viaggio, se riusciremo a realizzarlo, sul fiume Kotui, e questo è nell'estremo nord della Siberia, anche qui sempre in canoa, in catamarano, piccolo catamarano. Penso di aver risposto al cancelliere, diciamo, non, se no mi dilungherei anche troppo. No, grazie Daniele. A questo punto volevo
affrontare l'ultimo argomento col nostro amico Alessandro. Bene, innanzitutto c'è il collegamento, molto bene così. Alessandro è anche un personaggio di punta, un gerarca del forum Russia-Italia. E va detto che questo forum Russia-Italia è attivo ormai da più di 15 anni e c'è anche questo composto da viaggiatori, organizza eventi, raduni, quindi ci sono degli evidenti punti di contatto con Otra. Infatti non a caso qualche anno fa a Roma Otra e il Forum Russ-Italia hanno proprio concluso un patto d'acciaio nella città eterna. E va detto che anch'io ho avuto l'onore, l'onere, il piacere di essere presente a questo evento e dopo la sottoscrizione dell'accordo Alessandro mi ha regalato questa bottiglia di vodka che ancora custodisco. E grande. Allora, a questo punto, Alessandro, parlaci un po' del forum Russia Italia. Vabbè, io qui potrei parlare ore, visto che tu mi hai chiamato gerarca, però io tutto sommato sono solo il fondatore del forum. Aspetta un attimo, Ale. Tra l'altro, ora, te sei sempre modesto, però va anche detto che in seguito anche al patto si è creato un vero e proprio scambismo tra queste due associazioni. Infatti lo stesso Luca, che oltre a essere direttore organizzativo di Otra, so che è molto attivo proprio anche sul forum Russia Italia. Continua pure, scusa l'interruzione. Niente. E a proposito di questo scambismo, anche io un paio di anni fa ho ricevuto proprio dal Geometra la mitica vostra tessera associativa di Otra, perché per un anno ho pagato l'iscrizione, quindi mi sono iscritto quando avete fatto la due giorni a Crema, un paio di anni fa, mi sembra 2 o 3 anni fa. Quindi ecco, sì, quindi questa forte integrazione tra le nostre due realtà c'è. Però tornando a Russ-Italia è nata nel 2004, quindi è una piattaforma dal punto di vista virtuale che ha la sua bella età, diciamo, ed ha praticamente un'anima virtuale, cioè è come sito, come piattaforma, è un sito dedicato alla Russia. È nato come... come passione mia e di altri fondatori, tra virgolette persone che con me hanno creato appunto questa realtà, proprio con lo scopo di condividere, di parlare di Russia, di condividere le proprie esperienze, di seguire gli aspetti culturali, di approfondire gli aspetti culturali, gli aspetti linguistici, vari tipi di aspetti tutti legati al mondo russo, di organizzare eventi, e insomma così. Quindi è nato, diciamo, anzitutto con un'impostazione virtuale, quindi come piattaforma dedicata alla Russia, un sito dedicato alla Russia, ai russi che vivono in Italia, agli italiani che vivono in Russia, ai russi che comunque sono appassionati d'Italia per qualche modo, o agli italiani che sono appassionati o legati in qualche modo alla Russia, o a tutti, ma abbiamo allargato un pochettino anche l'ambito, non soltanto alla Russia, strettamente Russia, ma anche a tutti gli altri paesi, diciamo ex sovietici, russofoni, poiché appunto in questi paesi come l'Ucraina, la Bielorussia o anche il Kazakistan ci sono molti legami con la Russia, quindi si possono chiamare, diciamo, non dico, ormai sono paesi indipendenti, comunque sono legati storicamente e culturalmente con la Russia, tanto che a me piace, è sempre piaciuta l'espressione le Russie per indicare quel gruppo di paesi che sono sotto molti aspetti simili, Russia, Ucraina e Bielorussia, quindi le Russie. Quindi in questo sito si doveva parlare, cioè si discute di cultura,
di società, di costumi, di storia, di tradizioni, di geopolitica, che ne so, di lingua, di cucina, per esempio, le ricette, di cinema, di teatro, di arte, curiosità, insomma, un po' di tutto. Tutto a 360 gradi di Russia. Questo è dal punto di vista, diciamo, virtuale. Poi, siccome questo sito, tutto sommato, nel bene o nel male, l'ho fondato io, gli ho dato anche una certa impostazione gringhesca, no, tra virgolette, il gringo pensiero, quello che chiamiamo così, il gringo pensiero. E quindi ho fortemente insistito sin dall'inizio affinché questa comunità russofila avesse anche una un'anima reale, cioè praticamente quella che poi è nata come definizione di polistratificazione forumistica, cioè uno strato virtuale e uno strato reale. Quindi per me era di fondamentale importanza, un po' perché come lo sono io di carattere, io senza i rapporti umani non riesco a vivere, sono un animale socievole, sociale, e quindi praticamente doveva questa comunità avere anche un riflesso sul terreno, sulla realtà, ed ecco che è nato quindi lo strato reale, quindi la divisione della comunità in strato virtuale e strato reale, e da qui sono nati i raduni, gente che poi piano piano dai raduni si è stretta in amicizia, sono nate amicizie all'interno del forum, per cui amicizie che vanno avanti tuttora io ho conosciuto persone all'interno del forum che sono miei amici, quindi voglio dire, sono situazioni molto belle, cioè si è creata proprio una comunità. Oltre a questo, nella visione gringhesca c'è anche proprio l'idea di dare un'identità al forum, cioè non una realtà asettica, uno dietro il monitor che scrive un nickname, così, eccetera, ma di creare, diciamo, una sorta di comunità con una vera e propria identità, un senso di appartenenza, e da qui nasce la storia del forum, l'accento particolare che si fa, per esempio, su certe date, la data della nascita del forum, la data della storia del forum, piuttosto che appunto un certo tipo di terminologia, no? di stile, uno stile che c'è nel forum, nello strato virtuale, che dà proprio l'idea di che cosa sia, quindi è anche carino, cioè è bello. Fino poi ad arrivare chiaramente agli ultimi anni e agli ultimi sviluppi, quindi anche qui una sorta di polistratificazione, ma non nel senso divisione tra reale e virtuale, ma nel senso di ampliamento, di ramificazione verso, diciamo, la realtà virtuale, verso i social, nel particolare negli ultimi anni ormai la fanno da padrone i social, no? Facebook, contatti, Twitter, YouTube, piuttosto che le chat, piuttosto che io non me ne intendo perché non sono, non seguo io questo aspetto, io sono il vecchio fondatore che si occupa solo del forum e dello strato reale, perché i social fortunatamente ho dei collaboratori bravissimi, grazie a loro si sta sviluppando proprio molto questa ramificazione, e la nostra presenza del forum in queste realtà virtuali, in queste realtà, diciamo, social, è molto forte negli ultimi anni e sempre di più. Per cui ecco, queste sono le evoluzioni da una parte, diciamo, virtuali, fino ad arrivare alle evoluzioni reali, che sono le sinergie che la comunità russofila di Russia Italia, la piattaforma Russia Italia, ha stretto nel corso degli ultimi anni con diverse istituzioni o enti o organizzazioni o associazioni che hanno, diciamo, delle impostazioni, degli interessi comuni, no? Per esempio, abbiamo parlato prima dello scambismo con OTRAP, perché in effetti un po' per l'amicizia, un po' per la mia passione, oltre a quella della Russia, anche a quella dei viaggi, ha fatto sì che il discorso OTRA, che è proprio legato al viaggio, io lo sento come mio. Dalla parte di là, OTRA, nella figura del geometra e di altri otristi, che pure sono appassionati di viaggio, però hanno nella Russia una certa interiorità, per cui c'è questa unione, diciamo, di intenti, di interessi, ha fatto sì che questa nostra sinergia sia molto più stretta rispetto ad altre sinergie, però ciò non toglie che Russia Italia si abbia stretto amicizie con anche con consolati, perché abbiamo per esempio l'amicizia, la sinergia con il consolato onorario della Federazione Russa di Ancona, con il consolato onorario della Federazione Russa di Udine, poi abbiamo l'Istituto di Cultura Russa e di Lingua Russa di Roma,
con il quale abbiamo addirittura avviato un progetto di scontistica per i forumisti che si iscrivono ai corsi di russo organizzati dall'istituto, cioè quindi anche cose concrete, cioè per dire, pur non essendo noi tuttora, perché cancelliere, questo bisogna dirlo, noi a differenza di voi, noi non siamo teoricamente, praticamente non siamo niente, non siamo un'associazione, non abbiamo uno statuto, non, cioè dal punto di vista diciamo burocratico, noi siamo una comunità russofila molto conosciuta adesso, molto autorevole, perché sulla Russia siamo, possiamo dire molto, possiamo dire veramente tanto, e quindi siamo autorevole, siamo molto esperti, siamo presenti, molto presenti sui social, abbiamo queste sinergie, però noi di fatto dovremmo fare questo passaggio e probabilmente lo faremo anche nel prossimo futuro. È probabilmente nei progetti, c'è l'idea di diventare associazione, ma al momento non lo siamo. Quindi insomma, questo è, diciamo, Russia Italia. Dagli albori, vi ho raccontato in due parole la storia di come è nato praticamente con questo nocciolo duro di amici, di appassionati russi, fino ad arrivare oggi con i social, con le sinergie, con gli accordi vari, eccetera. Per cui la comunità di Russia Italia come forum, nonostante al giorno d'oggi i forums siano ormai quasi morti, si può dire, ma il nostro resiste come? Proprio perché c'ha un'anima forte, c'ha una passione alla base di tutto e c'ha una, diciamo, una gestione integrata, quindi me e i collaboratori che sono veramente fortissimi e sono ragazzi, il colonnello N4 che saluto e Marco 1973 che è un altro ragazzo che si occupa del coordinamento forumistico, senza di loro saremmo, non ci sarebbe più probabilmente, per cui è tutto un gioco di squadra. Io ho sempre puntato anche tra le altre cose a questa unità, a questo diciamo gioco di squadra, non ho mai pensato di voler fare le cose da solo, uno perché sono tecnologicamente un po' indietro e non portato e così, e due perché da solo non si possono fare, non si può fare tante cose, più teste ci sono e più si può conquistare, più si può scalare le vette, altrimenti non si arriva da nessuna parte, oppure si arriva ma poi si finisce, per cui insomma questo è quanto. Forum Russia Italia è presente come sito, è presente sui social principali e mondiali e in particolare sui social russi, con pagine, è presente su Twitter, c'è anche un numero telefonico dove sono collegate delle utenze VoIP, perché noi diamo delle consulenze, per quello parlo di autorevolezza, cioè quando ci sono questioni riguardanti i documenti, la burocrazia, uno che si deve sposare, uno che deve tradurre un diploma universitario, uno che deve, cioè noi abbiamo la persona che poi è uno dei nostri collaboratori, cioè è il mitico colonnello N4, che è lui che risponde e che dà informazioni gratuite, quindi noi siamo una fonte di informazione gratuita. Infatti questo obiettivo che era quello iniziale e che secondo me è stato raggiunto ad oggi, siamo diciamo un punto di riferimento russofilo in Italia, questo è innegabile e incontrovertibile, per cui visitate, iscrivetevi. È così. Bene, io ti ringrazio Alessandro, tra l'altro appunto a questo punto siamo giunti alla conclusione, voglio ringraziare Alessandro Gardini, Gringox nome da battaglia, Daniele Castiglioni Solo Siberia come nome da battaglia, a noi piace un po' darci questi nickname per chiamarci così in amicizia, come appunto lo stesso direttore organizzativo di Otra, Luca Pingitore, è chiamato come nome di battaglia Geometra Calboni. Riferendomi allora in particolar modo ai relatori di questa serata, li ringrazio, saluto loro, le rispettive spose e la rispettiva discendenza, dico così non per piaggeria ma perché li conosco davvero, e cedo la linea a Luca per le considerazioni finali e poi ci sarà il gran finale. Nel finale è avvenuto il miracolo perché si è collegato Daniele che pare abbia sbloccato la webcam, diciamo, si è sbloccato il collegamento, va bene, una sorpresa finale. Allora, chiudo velocemente, purtroppo non abbiamo avuto la possibilità di avere Adalberto Buzzin collegato perché non è riuscito a collegarsi, diciamo, purtroppo ha avuto dei problemi,
purtroppo internet fa questi scherzi. Lo avremo sicuramente nella una delle prossime puntate, penso anche alla prossima, quindi seguite gli aggiornamenti sui nostri canali ufficiali, perché ad Alberto c'ha tanto da dire. Dispiace un po' perché era stava benissimo in questa puntata, ma starà bene anche nelle, in altre successive. Io volevo quindi ringraziare gli ospiti, che più che ospiti sono dei grandi amici, Alessandro e Daniele, con cui abbiamo condiviso e continueremo a condividere tante situazioni, non solo di viaggio, anche se stiamo un po' lontani, viviamo lontani, ma riusciamo sempre comunque a vederci, a fare delle cose insieme. A questo punto ringrazio quindi tutti quanti e vi do appuntamento alle prossime puntate. Già sul nostro canale potete vedere anche quelle precedenti, ma ne faremo ancora altre. Fin quanto poi, si spera, dopo l'estate riusciremo a riprendere la nostra vecchia abitudine di farle dal vivo, quindi in giro un po' per l'Italia ci ritroveremo con i nostri raduni. A questo punto lascio per il gran finale, richiamo in scena per il gran finale il nostro mitico cancelliere, che oramai è diventato la punta di diamante delle nostre conferenze. Io dal garage in cui mi trovo vi saluto e vi do appuntamento anch'io alle prossime situazioni. Sì, dici bene, racconti chiari, esperienze pulite, è Otra.